Conte, decreto semplificazioni indispensabile per il rilancio. Ora è il momento di correre, nessun legame tra MES, politica di bilancio e tasse. Al via le misure per rilanciare l'economia, taglio del cuneo fiscale, bonus vacanze, tetto al contante, super bonus al 110%. Zingaretti, avanti così, le cose migliorano. Di Maio, mettere al centro lavoratori e imprese, centrodestra, paese a rischio, immobilismo. L'andamento dell'epidemia, 187 nuovi casi, plauso dell'OMS all'Italia, siete riusciti a ribaltare una situazione spaventosa. Stati Uniti, 47.000 contagi, il numero più alto di sempre, allarme in America Latina, Australia riapre Sydney, chiude Melbourne. Captagon, l'anfetamina dei jihadisti, 84 milioni di pasticche in porto a Salerno, la droga in arrivo dalla Siria finanzia l'ISIS. Vasco Rossi al TG1, collegato con noi per presentare La Tempesta Perfetta, lo speciale in onda subito dopo il TG, che racconta il concerto dei record. 3 anni fa 225.000 persone al Modena Park per vivere con lui le canzoni di una carriera inimitabile. Buonasera dal TG1. Il decreto semplificazioni sarà la madre di tutte le riforme indispensabili per la ripresa del Paese. Lo sottolinea alla Camera il Presidente del Consiglio Conte al termine di un nuovo vertice con i capi delegazione di maggioranza. Al Question Time intanto il Premier torna sui fondi europei e dice nessuna connessione tra MES, politica di bilancio e tasse. La linea è chiara, siamo concentrati sul Recovery Fund. Allora, sentiamo Mario De Pizzo. È l'ora della concretezza, è il momento di correre, scrive il